Final Countdown. Ecco, riprendiamo, vi avete già visto chi è il nostro ospite, riprendiamo la diretta. Siamo collegati con Zeno Gobetti, che è il segretario dell'associazione radicale, di una delle due associazioni radicali di Bologna, e precisamente l'associazione radicale di Bologna, Giorgiana Masi. Ciao Zeno, come stai? Ciao Zeno. Ciao Roberto, ciao Salvatore, tutto bene? Tutto bene, tutto perfetto. bene. Allora, come vivi la militanza radicale nel pieno caldo agostano, visto che oggi è la prima giornata di agosto? Sì, no, beh, la temperatura è meravigliosa rispetto a qualche settimana fa. Temperatura politica invece è sempre molto critica a Bologna, non tanto per le vicende tra radicali, ma per quanto riguarda il commissariamento del comune, ovviamente. Siamo Raccontaci praticamente qualcosa a bloccati. questo proposito. Apparentemente è una vicenda di periferia, no? Ma in realtà non è così, perché Bologna è sempre stato un laboratorio politico importante poi per la politica nazionale. Un Sì. termometro, no? Certamente, beh, ovviamente per il PD è una vicenda molto molto seria e molto inquietante, dimostra più che altro l'incapacità politica della classe dirigente del PD di fornire, di allevare classi dirigenti capaci e soprattutto leadership capaci di poter non solo amministrare il Comune di Bologna, ma governarlo veramente. Ecco, questo sì. E la vicenda del Bono è una vicenda strana, non ancora del tutto chiarita, quindi su quello indagherà la magistratura. Certamente dal punto di vista politico è una sconfitta gravissima per una tradizione politica radicata in bolognese e soprattutto dimostra l'incapacità politica da parte delle classi dirigenti del PD di ripensare, di riflettere veramente. Se, Io faccio una prego, domanda. vai. Senti Zeno, non è un caso che alle scorse elezioni non ci fu quell'esperimento di rottura con la lista del professore Pasquino, no? Se ben ricordo. Quindi noi Sì, ci sì. eravamo comunque collocati rispetto al PD in una posizione critica, appunto, no? Ribadendo quello che dici te, che cioè in realtà era un progetto piuttosto asfittico, no? Come si era venuto connotando nel Pasquino. capoluogo emiliano. Quindi, secondo te, può essere, no? Può essere un punto per il futuro? Quale deve essere a tuo occhio la posizione del movimento radicale rispetto appunto al PD e alla dialettica politica bolognese? Noi come associazione e anche altri radicali hanno sempre avuto buoni rapporti con il PD, nel senso che abbiamo sempre cercato di coinvolgerli e di farli parte delle nostre battaglie. Alcuni hanno risposto in maniera positiva, altri no. Io ricordo uno dei consiglieri comunali del PD con il quale abbiamo un buon rapporto, oltre a Sergio Lo Giudice, Emilio Leonardo, con il quale abbiamo lavorato sull'anagrafe pubblica degli eletti molto bene. Purtroppo però è la dirigenza del PD che ha dimostrato sempre un atteggiamento piuttosto freddo nei nostri riguardi, ecco, quello senza dubbio. L'esperienza di Pasquino è stata un'esperienza, secondo me, maturata nel momento sbagliato. Probabilmente doveva maturare in queste, probabilmente a questa elezione avrà più senso una posizione critica di quel tipo, Che ecco, in questo senso. ci potrà essere, ti senti di anticipare questa possibilità e nel È nome? possibile, dipenderà molto da come il PD ha intenzione di impostare la partita, dipende da quanto loro decideranno di aprire veramente le porte a un dialogo, a un dibattito aperto fra i partiti. Io so che il nuovo segretario cittadino Donini ha fatto una serie di incontri con quasi tutti i partiti della sinistra e come al solito noi non siamo Insomma, considerati né stati invitati né convenzio ad considerati. escludendum, ma come al solito, no? Come al solito, e questo sicuramente non è un bel segno da parte del PD, ovviamente non solo nei nostri riguardi, ma voglio dire un segno di chiusura. Dopodiché non è ancora chiaro chi siano le persone che potranno fare le primarie, non è ancora chiaro se saranno primarie di coalizione, quindi resta tutto ancora molto incerto. Io ho idea che le cose verranno decise a settembre Senti, e in Bologna. quella sede si vedrà. Sì, senti, Bologna è stato, no, giustamente avete sottolineato, sempre una specie di laboratorio politico che anticipa molte volte le tendenze del nazionale. È così stato con il clamoroso ribaltone di Guazzaloca, no, di diversi anni fa, Sì. insomma, che dava un po' il termometro del fatto che la maggioranza del paese si stava spostando verso il centrodestra. Senti, per rimanere all'interno della sinistra,
A Bologna ci sono riflessi per caso di quel dibattito che si è innescato da un po' di tempo su una possibile candidatura, un duello all'interno della sinistra tra Nichi Vendola e Bersani per la futura leadership della sinistra in vista del 2013? Domanda azzeccatissima, certo, Salvatore. Vai Geno. Certamente a Bologna qualunque tipo di riflesso nazionale è presente. Io conosco anche personalmente molte persone che hanno costituito le fabbriche di Nichi, costituiscono la fabbrica di Nichi a Bologna. Alcune le conosco da vario tempo, sono persone anche in gamba e so che si daranno da fare. Quello che mi pare evidente è che questo tipo di iniziative politiche ruotino attorno alla leadership di Vendola, anche in contrasto a Sinistra e Libertà. Cioè Sinistra e Libertà di Bologna guarda con un certo una certa prudenza l'esperienza delle fabbriche di Nichi, ovviamente. Forse Zeno vai. No, forse Zeno, quello è riflesso magari di una cosa che ho letto anche su alcuni organi del centrodestra, non senza una punta di compiacimento, cioè hanno notato molti la specie di berlusconizzazione del personaggio Vendola, cioè una specie di personaggio comunque che fagocita tutto quello che incontra, che magari no, può anche diciamo causare questo tipo di reazione un attimino di prudenza, di stacco da parte di altri ambienti politici, magari anche contigui, no? Quindi c'è questo rischio della personalizzazione che magari può, no? Sì, sicuramente, anche perché Vendola ha una capacità inclusiva enorme, nel senso che dal mio punto di vista Vendola è un politico che usa molto le parole, spesso non le usa a ragion veduta, parere, però è molto abile a usare le parole in modo da includere quanto più possibile, ed è evidente che una leadership politica di quel tipo dia fastidio a certe strutture organizzate già presenti sul territorio che non hanno intenzione di cedere la loro funzione al leader. Certo, perché Sinistra e Libertà non si capisce ancora cosa sia, se è un partito del governatore, se è una somma dei movimenti ecologisti, socialisti, eccetera, postcomunisti, cioè non si è capito ancora cos'è. Cioè, se non sono molto frammentati, nel senso che sostanzialmente il blocco ex Sinistra Democratica non collabora molto bene con il blocco dei Verdi che è rimasto all'interno di Sinistra e Libertà. In sostanza sono delle correnti che si spalleggiano assieme per gareggiare alle elezioni, da quello che ho visto io. Non c'è mai stata una vera e propria fusione tra queste forze politiche, questo senza dubbio. Senti Zeno, per quanto riguarda, passando dal campo opposto, centrodestra, diciamo, emiliano, bolognese, dopo la scoppola delle regionali con la candidata, che si respira? Cioè, c'è questo rischio di scivolare, di cannibalizzazione di una parte dell'elettorato da parte della Lega, che ho sentito che ha sfondato, no? In Emilia percentuali 12-13%. Qual è lo stato attuale? Ma il PDL in realtà non ha fatto, in generale come centrodestra, non hanno fatto una cattiva elezione regionale, perché Errani ha perso quasi 10 punti percentuali, quindi vuol dire che un avanzamento, nonostante sia riuscito a vincere, ha perso moltissimi consensi, e questo è un segno che considero abbastanza preoccupante. Cioè la candidata PDL, era la Faenzi, no? La Monica Faenzi. La Bernini. Ah, la Bernini, chiedo scusa, sì. La Bernini. Chiedo scusa. E lei ha fatto una campagna elettorale abbastanza aggressiva nei confronti di Errani, sfruttando l'errore politico del Bono. Ovviamente del Bono era vicepresidente della regione Emilia-Romagna in carica sui fatti contestati dalla magistratura, quindi è evidente che hanno cercato di coinvolgere Errani, vero o falso che sia ovviamente, nel dibattito politico durante le elezioni. Le elezioni sono andate abbastanza bene per il centrodestra e senza dubbio sono andate molto bene anche grazie alla penetrazione della Lega, che sta prendendo piede in maniera piuttosto forte, soprattutto nell'area di Piacenza, Parma e Ferrara.
A Bologna è ancora debole la Lega, ma non bisogna sottovalutare l'aumento di consenso elettorale che ha avuto a livello cittadino, che è molto forte. In sostanza, in provincia di Bologna la Lega è ancora debole, ma in città ha avuto un aumento di voti piuttosto considerevole. Senti Zeno, i temi sono sempre quelli della Lega? C'è qualche cosa di particolare, qualche spunto diverso, che ne so, rispetto al Veneto, alla Lombardia, o è sempre la stessa posizione che, Ma sai, diciamo, mesta nel torbido? No? la cultura politica bolognese almeno da una decina d'anni è diventata molto conservatrice, Ah, quindi in realtà ecco. la Lega, anche perché la città non ha saputo rinnovare la sua cultura politica per tanti motivi, e la Lega semplicemente sfrutta Capito. il disagio Sì, che sta sì, sì. provando la città in questo momento, quindi non c'è una particolare. La Lega ha il vantaggio di avere dei temi piuttosto Eh semplici sì, eh e sì. quindi sfruttando dei pregiudizi piuttosto Certo. diffusi che anche a Bologna si stanno Quindi ne radicando in questo momento. nessuna ombra di crisi, diciamo, nessuna ombra di critica del sistema, no? Il sistema di gestione economica della regione Emilia-Romagna, quello gestito dalla sinistra per decenni, insomma, non ci sono spunti di quel tipo lì, tra Ci virgolette, sono. liberista o no, Da parte della Lega no, di da parte sicuro. della Ci Lega. sono spunti da parte della Lega no. Ci sono spunti di critica sotto questo punto di vista, forse ce ne sono di più a sinistra da quel punto di vista addirittura. Il PDL è piuttosto assente sotto il profilo della critica al sistema di gestione della sinistra. In realtà a sinistra esiste una critica rispetto alla sinistra conservatrice, Capito. questo sì, al mito della buona amministrazione. Sì, C'è sì, una sì, sì. sinistra che capisce che è rimasto soltanto il mito e la buona amministrazione comincia a mostrare delle crepe. E Forse, soprattutto, no, dicevo, fosse prego? così anche a livello nazionale, purtroppo, no? Beh, certo, sì, da un certo punto di vista, senza dubbio. La necessità da parte di innovazione di un progetto politico di sinistra è sentito anche a livello nazionale, questo sì. Senti Zeno, le iniziative in cantiere delle associazioni, dei militanti radicali per le prossime settimane, in vista del 15 agosto, Intanto io magari. sto preparando, non mi sto sentendo perché sto preparando il collegamento successivo con Palmira Mancuso da Messina, mia omonima. Omonima. Quindi perciò dopo anch'io inserbo delle domande per te, Zeno. Non Va bene. sfuggirai. No, Incauda voglio veneno. prepararmi. Incauda Veneno. veneno. Quindi dicevamo delle iniziative radicali le prossime settimane, a partire dal 15 agosto. Sì, cosa avete previsto per il Ovviamente. 15 agosto? Prego? Cosa avete previsto per il 15 di agosto? Per il 15 agosto dovrò contattare Marco Beltrandi per vedere quando lui ha intenzione di fare la visita al carcere della Dozza, perché in genere tutti gli anni andiamo alla Dozza a fare una visita ispettiva. Mi piacerebbe quest'anno poter andare anche al centro di detenzione per le espulsioni, ICE, ma dipenderà dalle disponibilità di Marco e da quale impegno ha, perché ovviamente copre più carcere, quindi mi dirà lui. Adesso lo dovrò contattare, nei prossimi giorni lo Ecco, faccio. sarebbe Questa bello, Zeno, sarebbe bello se per domenica 15, visto che andate al carcere della Dozza, poiché stiamo organizzando un'intera giornata con uno speciale carcere, non vi chiediamo, sarebbe troppo bello, ma magari lo potresti chiedere a Roberto Baietti o a Fabrizio Gambarini, che sono, diciamo, esperti in tecnologia, di fare un collegamento in diretta all'esterno del carcere, magari con un computer e una chiavetta, durante l'immagine la conferenza stampa che farà Marco Beltrani insieme a te e insieme agli altri. E alcuni compagni si stanno attrezzando a Caserta, a Napoli per fare in diretta la conferenza stampa. Ma se non riusciamo a fare questo, almeno avere un collegamento nel pomeriggio, se andate la mattina, per fare il punto della situazione e vedere quello che sostanzialmente avete visto nel carcere. Sì, certo, non c'è problema. Ci risentiamo in settimana, appena Marco mi dice quando vuole andare, ovviamente ci accordiamo, anzi molto volentieri, è un'ottima iniziativa. Assolutamente. Molto, molto Zeno, allora volentieri. una domanda che ti faccio, diciamo, andiamo più sul personale, perché questa
e la web TV da radicale ignoto, radicale anonimo, tu non è che sia tanto ignoto. Tanto beh, cognome, un cognome illustre, insomma. Ha un cognome illustre, insomma. Sì. Speriamo, che soprattutto, le, diciamo... speriamo che la sorte sia più benigna, ovviamente. Sì, ovviamente, ma comunque per ora l'è già stata, perché il povero Piero era morto a 26 anni e quindi io sono già, ho già superato la soglia. No, ti voglio chiedere, io lo so perfettamente, conosco la risposta a questa domanda, però voglio chiedere anche a te, quando è che ti sei avvicinato ai radicali, perché ti sei avvicinato, qual è stata la battaglia che ti ha incuriosito rispetto ai radicali e che ti ha fatto scendere in prima linea, tanto da diventare dopo qualche anno segretario dell'Associazione Radicale Giorgio Ramasi? Allora, io mi sono avvicinato ai radicali nel 99 e mi ricordo anche il fatto specifico sulla guerra del Kosovo. Avevo apprezzato la serietà di Pannella e allora della Bonino sulla questione kosovara. Cioè non il semplice rifiuto dell'intervento da un lato e dall'altro una critica rispetto alla gestione che era stata fatta dalle comunità internazionali della questione jugoslava. Poi ovviamente mi sono informato, mi sono avvicinato a tutte le altre battaglie radicali, dall'antiproibizionismo, alle proposte di riforma americana delle istituzioni, ai sistemi maggioritari. E già nel 2002 ho cominciato a militare per un'associazione radicale a Bologna e poi nel 2004... Nella quale ero segretario, diciamola anche. Tu avevi delle responsabilità, Roberto. ancora a piede libero, diciamo. No, diciamo che Zeno quando arrivò nell'associazione veramente ha portato un notevole contributo soprattutto a quello che era il dibattito interno, diciamo, all'associazione, perché è sempre molto preciso e puntuale Zeno, tutte le sue argomentazioni, indipendentemente dalla condivisione o meno di tutte le sue opinioni, insomma, però senz'altro certo. Non le butta là tanto per buttarle, ma le argomenta le sue opinioni e le sue posizioni. Vai Zeno, che stavi dicendo? In ogni caso è colpa tua, Roberto, perché dopo essermi un po' allontanato da questa associazione, Roberto mi ha presentato agli amici dell'associazione Masi, a Fabrizio Gambarini, a Santiago Arguello, e lì ho cominciato a militare effettivamente e continuativamente finché nel 2007 mi hanno fatto l'onore e l'onere di segretario, di carica di segretario. Che già 3 anni che sei segretario, basta. Vedremo se troviamo qualcun altro che svolge... Ti piacerebbe, e devi continuare a farlo. Senti Zeno, io ti voglio chiedere anche un'altra cosa. Hai visto, è una cosa... Allora, innanzitutto... Altri compagni della Giorgiana Masi, Andrea Paolini e Felice Bellanti, sono stati tra i protagonisti del primo esperimento di Web TV radicale. Io ricordo ancora la diretta che fecero da un tavolo in piena campagna elettorale, in pieno centro a Bologna. Ecco, noi stiamo tentando, innanzitutto voglio chiederti, la prima domanda è questa, cosa ne pensi di questo esperimento? Non so se ti è capitato di vedere qualche trasmissione o di navigare sul nostro sito per vedere quelle dei giorni passati. Prima domanda. Seconda domanda è questa. Pensate di riuscire a Bologna a mettere su una squadra in grado di fare delle conduzioni, non solo degli interventi, ma delle vere e proprie conduzioni esattamente per come stiamo facendo noi e delle produzioni di materiale anche per la Web TV? Allora, prima domanda ti dico che come tutte le tue iniziative sono meritorie, anche perché ci metti il cuore come sempre. E la testa, ovviamente. Grazie. Quindi è un'ottima iniziativa e io, come sai, ho aderito anche molto felicemente. Per quanto riguarda la possibilità da parte nostra della Masi di collaborare, ne ho parlato all'ultima riunione e molti mi sembravano convinti dell'opportunità per l'associazione e per la visibilità delle battaglie radicali del bolognese. Di sfruttare quanto più possibile tutti gli strumenti che ci vengono offerti, quindi anche senza dubbio la Web TV. Bisogna vedere se abbiamo le risorse tecniche e le capacità da parte di alcuni di realizzare delle vere e proprie dirette. Sicuramente abbiamo intenzione di fare dei filmati, ne abbiamo già in mente alcuni. Pensavamo di andare all'ufficio migranti
della questura, che si trova, mi pare, in via Boldrini a Bologna, a filmare la scandalosa fila che c'è tutte le mattine dalle 6 in poi, e a fare interviste e a chiedere alla gente la loro condizione di migranti in attesa di un pezzo di carta che in genere arriva spesso troppo tardi. Questo lo faremo e ci dobbiamo attrezzare per farlo. Intanto, Zeno, hai raddoppiato l'audience. Non so se è una notizia positiva o negativa. Cioè, siete portati amici. No, comunque, io sicuramente ritengo che voi siate in grado, anche perché addirittura allora il collegamento in diretta fu fatto con un iPhone. Fare la diretta da un computer è molto molto più semplice rispetto all'iPhone, quindi le competenze tecniche non mancano a Bologna, ed è giusto che Bologna abbia, diciamo, la sua sede della Web TV. Poi, come avrei letto dalla mailing list nella quale sei inserito, abbiamo intenzione di far diventare tvradicale.it un'associazione radicale telematica, e quindi proprio per permettere di creare una rete fra i militanti che permetta di rendere conoscibili tutte le iniziative politiche locali e fare anche iniziativa politica online, visto che, tra l'altro, ti voglio chiedere un'opinione, visto che non sei un giurista, però insomma il diritto lo mastichi, e volevo chiederti un'opinione, magari se non sei nulla, non saprai nulla, e pazienza, facciamo, sul decreto Romani, proprio quello sulle Web TV, argomento che approfondiremo in una delle prossime trasmissioni. Ok, vedo che fai una faccia un po' sbalordita, quindi ritiro la domanda. Però te la ritiro la domanda, perché per darti un parere dovrei leggerlo bene e valutarlo. No, ma te lo sintetizzo io, a posto delle, tutta una serie di paletti di carattere economico e burocratico alla nascita e all'esistenza anche delle micro web TV. Questo a meno che non abbiano un carattere comunitario e non abbiano carattere, e siano senza scopo di lucro. Quindi... L'unica cosa che ti posso dire, a prescindere dal disegno di legge che dovrò andare a spulciare, a vedere, è del marzo 2010, vattelo a studiare perché ci interessano le tue valutazioni. Va bene, volentieri. A prescindere da questo, sicuramente c'è una tendenza da parte di questo governo a restringere quanto più possibile il dibattito pubblico, e le web TV, le chat e vari altri strumenti di internet invece sono strumenti molto importanti, con alcuni rischi dal mio punto di vista, ma sicuramente con grandissime potenzialità per il dibattito democratico. E quindi il tentativo di restringere, o in un certo senso di limitare quanto più possibile a una carta bollata la possibilità del dibattito pubblico, mi sembra una procedura non molto democratica. Questo te lo posso dire, poi nel dettaglio dovrò vedere, ovviamente. Zeno, tu fai anche parte del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Sì. Volevo chiederti quali sono le tue impressioni dopo l'ultimo Comitato Nazionale, ricordiamo quello che si è svolto all'Aquila, e quali sono le tue valutazioni sulla mozione approvata, sulle decisioni che sono state prese? Ma io sono rimasto molto impressionato dal lavoro che ha fatto Daniele Bertolini, un ottimo lavoro che ho letto, e anche le proposte fatte da Daniele sono molto interessanti. Quello che ne ho parlato con Daniele, a me sembra... Però per i nostri web spettatori sintetizza cosa riguardavano. Le proposte di Bertolini riguardano... Sì, non solo la piccola e media impresa, in generale gli assetti associativi e bancari e finanziari del paese, detto banalmente. Poi invito tutti ad andare sul sito di radicali.it e vedere e leggere nel dettaglio sia le proposte che l'analisi che fa Daniele, che a mio parere è molto buono. Quello che a me pare sia da approfondire è l'aspetto istituzionale, che questa analisi non ha fatto, perché ovviamente non poteva occupare tutto il campo dell'uscibile, e che a mio parere invece è molto interessante, cioè come questo tipo di riflessione economica si innesti su un tipo di riflessione di riforma istituzionale del paese, in particolar modo con il problema del federalismo, o di quella roba che la Lega chiama federalismo, che a me non pare assolutamente federalismo. Questo tipo di riflessione potrebbe integrare quel tipo di analisi. A me piacerebbe lavorarci sopra, proverò a farlo per presentare magari al prossimo Comitato Nazionale un documento con alcune analisi e alcune proposte
politiche di riforme istituzionali, ma è evidente che questo tema è molto più complesso perché la possibilità che questo governo vada a toccare la carta costituzionale a questo punto la vedo nulla, e comunque se anche l'avesse fatto l'avrebbe fatto molto male, quindi non, sono tutti argomenti che restano nel campo campo accademico in sostanza, perché purtroppo la traduzione politica mi sembra impedita dal declino completo delle istituzioni della Repubblica. Perfetto, Zeno. Un'altra domanda, Salvatore, l'ultima domanda a te. Sì, no, disamina attenta, accurata, insomma, non potevi dir meglio, quindi declino complessivo delle istituzioni che ovviamente travolge governo, opposizione e quant'altro, insomma, no, quella solo da Sì, voce soprattutto fuori dal per me. coro, voce fuori dal coro dei radicali, e quindi niente, constatazione, insomma, che hai centrato perfettamente il punto, no? Sono domande particolari, insomma. Zeno, quale sarà la prossima battaglia dell'Associazione Radicale Giorgiana Masi a Bologna? Allora, oltre alla visita al carcere che cercheremo di organizzare, senza dubbio a settembre lavoreremo ancora sull'anagrafe pubblica degli eletti. Abbiamo già lavorato molto in comune e cercheremo di fare il più possibile quando finirà il commissariamento, perché ovviamente in periodo di commissariamento la possibilità di accesso agli atti e la possibilità di fare ordinanze o ordini del giorno o atti, diciamo, del comune per l'istituzione dell'anagrafe degli eletti sono bloccati praticamente. Quindi, dal punto di vista del comune, dovremo aspettare le prossime elezioni. In provincia abbiamo, io e Fabrizio Gambarini, una domanda d'accesso agli atti, come ci è stato inviato dal documento da Roma. E sono in attesa di una risposta. Spero che mi arrivi entro lunedì. In caso contrario, cercherò di sollecitare una risposta. So già che mi diranno qualcosa, che non ci faranno accedere a quegli atti, ma cercheremo di continuare su questo punto di vista. E in regione abbiamo avuto un incontro con Giovanni Favia, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, con il quale stiamo valutando una proposta di legge regionale sull'anagrafe pubblica degli eletti. Ovviamente abbiamo preso spunto dal lavoro fatto in Lazio da Giuseppe Rosso di Vita e da Rocco Berardo, e cercheremo di spingere il Movimento 5 Stelle ad accettare e appoggiare in Consiglio regionale questo tipo di proposta di legge regionale. Ce n'è stata una molto simile sull'anagrafe degli eletti, fatta dal consigliere regionale di Sinistra e Libertà Naldi, con il quale devo avere un colloquio, spero il prima possibile, per vedere di creare un testo condiviso. Perfetto, Zeno, noi ti Vedremo. ringraziamo veramente tanto per questo Va bene. collegamento. Allora, a questo punto Grazie, Zeno. possiamo darci un appuntamento per il 15 di agosto, quindi il 15 di agosto, giornata importante. Speriamo magari riuscissimo ad avere in collegamento anche Marco Beltrandi, compagno bolognese, diventato deputato della Repubblica, quindi oltre che caro compagno, carissimo amico. E al prossimo collegamento, va bene, Zeno? Va bene, parlerò a Marco e vedremo di organizzarci allora. Un Ok, ciao saluto Zeno. Ciao Zeno, un a tutti abbraccio. voi, ciao. Saluta tutti i compagni della Giorgiana Masi. Ciao Zeno. Ciao. Ecco, completato il collegamento con Zeno Gobetti, segretario dell'Associazione Radicale Giorgiana Masi di Bologna, ci spostiamo di tanti, veramente tanti chilometri.